il DJ da matrimoni. Oh, che bello! Sigla subito, vai! C'è stato un tempo in cui odiavo veramente suonare a matrimoni. Era proprio... cioè, non ce la potevo fare. Io ero un clubber, cioè musica house. Perché devo fare questa roba? Sì, ok, l'amico, sì, ok, la paga buona, però non lo volevo fare. Proprio avrei fatto di tutto per evitare di farlo. Poi nel tempo, anche perché si parla di 10 anni fa, ho capito che era il caso di farlo, mi ci sono appassionato, era anche il caso di farlo bene. Perché se ci pensi bene, anche Sting suona ai matrimoni. Non c'è problema, gli dai un milioncino e lui viene anche al tuo matrimonio. Oppure è capitato anche qui dalle mie parti con un'agenzia con cui lavoro qui a Firenze che portassero Craig David ad un matrimonio perché gli ospiti volevano la sua performance. A quel punto sei tu ad essere chiamato per il loro matrimonio non perché fai quello che devi fare ma perché fai quello che tu rappresenti. Sei un artista vero e proprio e quindi il matrimonio non è che un palcoscenico come tanti altri. Ovviamente qui si parla di livelli altissimi, però anche nel nostro piccolo possiamo imparare molto. Soprattutto possiamo riuscire ad imparare a fare un matrimonio come si deve e a renderlo veramente un grande evento. Che poi queste piccole cose ce le portiamo dietro anche nelle nostre serate di tutti i giorni. Se vuoi lavorare nei matrimoni, che è comunque un buon business, devi imparare a farlo bene, a farlo nel migliore dei modi. E seguendo questi video puoi avere dei piccoli consigli, dei piccoli trucchi, dei piccoli espedienti per rendere al massimo in queste situazioni, soprattutto perché ci si può limitare in questi casi a fare il minimo indispensabile oppure si può fare veramente un bello spettacolo, veramente la differenza. Ed è questo che vogliamo fare, questo che vogliamo tirar fuori dal nostro piccolo evento. In questa serie di video che iniziamo oggi parliamo di come fare un ottimo DJ set per un matrimonio, perché il matrimonio è una macchina perfetta nel quale tanti ingranaggi si mischiano insieme e si combinano, perché sono tanti i fattori che entrano in gioco, soprattutto tanti gli attori protagonisti. Il DJ è soltanto uno dei personaggi che rendono speciale il giorno più bello della vita di una coppia, si spera almeno. Però tutti questi personaggi devono essere ben coordinati e il DJ ha un ruolo molto speciale in questo. Il DJ è quello che detta i tempi della serata attraverso la musica. In questo modo possiamo coordinare tutti i vari protagonisti, tutti i vari elementi che entrano in gioco in un evento di questo tipo. È bene conoscere a fondo tutte le fasi, tutti i momenti, per poter coordinarsi al meglio e per poter soprattutto rendere al massimo con la nostra prestazione. Per riuscire con la musica a rendere veramente speciale il giorno degli sposi. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook e segui la nuova serie dedicata ai matrimoni cliccando qua sotto per iscriverti alla playlist. A presto!